va a iniziare il secondo tempo, 46 minuti sul cronometro, 0-0 per la partita, nella sfida tra Lecchini e Nofka e Lecchini precisamente. È stato molto difficile questo, ovviamente, però Lecchini stanno giocando molto bene. Qui però un errore banale che regala un fallo laterale alla squadra di casa, Barriga Rodriguez. Lecchini non possono sbagliare questi tocchi. Matriska a recuperare sulle linee di ossa. Soglia. Zoran, niente a fare, annullare, ma come se l'Innofka volesse addirittura un pareggio, però io penso che insomma questa è da vincere per l'Innofka. Un Guerrero. Attenzione, qui intervento in extremis per la difesa con Giuda. Caciulla sbaglia il passaggio, Rambovic vince il contrasto, Rambovic, attenzione, Golovic, Golovic se ne va, Golovic in mezzo, avrebbe potuto anche rientrare il tiro. D'esterno croato, non l'ha fatto, qui se non ha sbagliato. Attenzione, Soglia non passa qui. Matriska, Legend, tenta a fondo per Matriska, niente a fare, Martino Cazzo, sempre lui. Matriska, cross in mezzo per Soglia, non c'è nessuno però, c'è soltanto la difesa dell'Innofka che si stanno veramente difendendo con le unghie. Cannone, tenta di sfondare lui, Cannone, palla in mezzo, Rastucina, se ne va, Rastucina! Il palo clamoroso! Incredibile! Un po' come Mocci, anche Lecchini sono sfortunatissimi. Altro palo di Rastucina, come nella partita precedente, come Mocci con Tritaz. Mamma mia, veramente una maledizione quella di Rastucina. Attenzione, il sinistro di Legend, un grande sinistro dalla distanza, l'ha provato, centrale ma potente. In un tempo soltanto, fregatura, sempre molto attento. Ma prima era stato battuto il portiere giapponese, ha un sinistro veramente incredibile di Rastucina. Nasovic e Nino de Dios. Io direi, attenzione, un messicano, un giro per Nasovic, il capitano, si gira molto bene, Barriga Rodriguez, Nasovic, attenzione, Nasovic, il sinistro che ha battuto, Martin Lucas va a lontanare, Zoran, Soglia. Attenzione dall'altra parte, Rastucina, lo scatto di Rastucina, ma torna molto bene il messicano, Nino Guerrero, a fare un'ottima diagonale difensiva. È importante avere un centrocampo che ti torna sempre, che sa sempre avanzare, con gli uomini giusti. Legend, Legend in sinistro! E gol! Lecchini, del capitano Legend, che riesce a trovare finalmente il gol, un gol importantissimo. È un gol anche pazzesco, perché qui dai 25 metri una botta con quella tremenda, imparabile per fregatura stavolta. Vabbè, davvero, se lo sono meritato il gol, diciamo la verità. Quelli di Lecchini, fuori casa, il Nofka Stadium è rimasto azzittito, ammutolito da questo sinistro che non perdona, veramente straordinario qui. Vediamo, dare molta angolazione, Legend come bravo su annullare, sinistro pazzesco, 1-0. Se non sbaglio il primo gol di Legend. Lecchini annullano 14 punti, Soglia, ancora Soglia, attenzione! L'attacco a tre sta dando risultati sperati, ancora annullare, ma qui l'intervento stavolta. E mio Dios, Nino Guerrero non passa, Matriska, intervento forse falloso. Tobo lascia continuare. Legend. Torna indietro e fa molto bene per Baciolla. Rischia qualcosa qui Lecchini, però se la cavano egregiamente, Giuda. Ultimo sigma, perdono un brutto pallone e in linea di Osnasovic. Hanno più qualità, più tecnica quelle di Innofka, però oggi la tecnica non viene fuori. Non ha la caparbietà, la grinta di Lecchini, qualcosa di sorprendente. Nasovic. Lancio profondità per Golovic, sempre molto bravo, scattante. Il croato palo in mezzo, niente a fare, Cannone può allontanare. Però
hanno sempre lì il pallone. Adesso sono gli otto che ci provano. E in mezzo, linea di osso, attenzione, linea di osso, no! E giù la di spalla qui, secondo il direttore di gara, intervento Paolo Estremis, Zoran Soli, attenzione qui, Sorra, Soglia, lancio lungo per Rasuccia, ma c'è la difesa del nostro a coprire molto bene, recupera Zoran, Rasuccia, vediamo se se ne va, Rasuccia, se ne va, vediamo se se ne va. Tiene bene il pallone, cross per Zoran, attenzione Zoran, fermato regolarmente. Secondo il direttore di gara, secondo me no, però prima poteva esserci anche il calcio rigore per il Nortra. Non ha fischiato né l'uno né l'altro. Nasuccio. Lancio in profondità, niente da fare. Ancora il Nortra però. Annullare, ma attenzione, annullare, un buon destro, annullare, annullare sul fondo. E ha calciato male alla fine. Col corpo troppo all'indietro rispetto al pallone. Calciato male. Aveva tutta l'opportunità, aveva avuto una grandissima opportunità questa, Mamma mia. Bella partita, 88 sul cronometro, Lignovka, gli ultimi tentativi per recuperare almeno un pareggio questa partita. Un pareggio sarebbe molto bene a Lignovka, ma non così invece a Lecchini, che vogliono vincere questa partita per sfatare questa maledizione. Naso, c'è un barregolo di Gessa. Siamo all'ultimo minuto di recupero, grande palla recuperata da Martin Lucazzo, che è il migliore in campo, penso, e lo meriti leggendo perché è un gol importantissimo. E finisce qua, infatti! I Lecchini battono Lignovka fuori casa 1-0, vanno a 14 punti, a un punto solo da Lignovka, ma si tolgono probabilmente da quella brutta posizione, almeno per un paio di giornate possono stare tranquilli, però devono tornare a vincere regolarmente dalle prossime partite. Qui stiamo rivedendo tutte le azioni con Cannone che si è mosso molto in questa partita, non è che abbia finalizzato molto bene. Qui cross su Zoran che non la prende bene però. Poi come non ricordare il colpo di testa di Giura, va veramente di un soffio fuori sul calcio d'angolo. E poi qui il palo clamoroso di Rasuccia. I Lecchini hanno comunque meritato questo trionfo fuori casa, peraltro. Funziona molto bene anche qui con Legend che va a recuperare un pallone e poi il tiro delizioso ma centrale, facile per Fegatura che in questo caso se la cava molto bene grazie anche al palo in precedenza, poi arriverà il gol su assist proprio di Rasuccia, però il migliore in campo lo voglio dare appunto a Legend perché ha meritato un grande passaggio di Rasuccia. Legend straordinario il gol dai 23 metri, 1-0 il gol della verità, il gol che chiude la partita. Anche se Lignovka ci hanno provato fino alla fine con annullare, se non erro, in questo frangente. Eh sì, gli hanno lasciato troppo spazio, ha trovato il varco, il destro però non è dei migliori, palla sul fondo. Questa era l'ultima occasione, Lignovka perdono quindi il passo, hanno 0, Lecchini 1 e quindi da Marco Leone è tutto, alla prossima!